Social Podcasting, your digital friends. Le letture di Marta. Amici di Social Podcasting, eccoci di nuovo qui insieme per le letture di Marta. Oggi voglio parlarvi di quello che qualche anno fa è stato un grandissimo caso editoriale in America, in Inghilterra e che poi è diventato veramente mondiale. Appena uscito arriva primo posto nelle classifiche sia americane che inglesi, tradotto in più di 30 lingue, ed è stato nominato il thriller dei record per aver raggiunto in pochissimo tempo lo straordinario traguardo dei 15 milioni di copie vendute, di cui più di 600.000 solo da noi in Italia. Dal 2015 non ha mai lasciato la classifica dei bestseller ed è stato anche usato per trarre un film con Emily Blunt. Credo che ormai avete capito. Quindi il momento quiz può finire qui. Sto parlando della ragazza del treno, il primissimo libro d'esordio di Paula Hawkins. Allora, come già citato prima, è un libro del 2015. Il titolo originale è uguale a quello italiano, abbiamo una traduzione fedele, ed è edito in Italia da PM Edizioni, con la traduzione di Barbara Porteri. Sono per esattezza 306 pagine, quindi è un libro abbastanza corposo e devo dire, come ho già citato per altri lavori, sono tutte necessarie queste pagine, quindi non c'è modo di perdersi, confondersi o annoiarsi. Il libro tiene una tensione molto molto equilibrata e ben studiata, perché è un libro che gioca moltissimo sul tempo, salti gli spazi temporali che ci vengono elencati da tre prospettive diverse. Ora, io personalmente, come autrice e come lettrice, amo questi giochi di tempo. È ovvio che devono appunto essere calibrati ed equilibrati bene, se no, come poi lettori ci andiamo a perdere. Non è il caso di questo libro, perché ogni pezzo si incastra alla perfezione. Quali sono le visuali che abbiamo? Sono tre e sono di tre donne: Rachel, Megan ed Anna. Rachel è sostanzialmente la protagonista da quale si snodano tutte le altre vicende, di cui abbiamo sì una narrazione anche con le voci delle altre due donne, ma sostanzialmente è sempre la visuale di Rachel che mette in gioco questa storia. Chi è Rachel? Rachel è una trentenne, una donna di Londra. Vive sola, ha pochissimi amici e è affetta da problemi di alcolismo, anche non leggeri. Questo trauma, questo cambiamento di questa donna che sembrava avere una vita alquanto perfetta prima, parte dalla fine del suo matrimonio con Tom. Tom, marito che l'ha lasciata per andare a stare con Anna, che era già la sua amante prima che il matrimonio finisse. E loro due fanno subito una figlia, ed è l'evento che sconvolge di più Rachel. Tanto che, nonostante tutto, Rachel si sforza di avere una vita normale, prende appunto il treno tutte le mattine, si dà un ritmo e una quotidianità all'apparenza molto abitudinale e normale, ma il suo offuscamento, il suo problema di alcolismo, la sua confusione, il suo dolore non riescono a lasciarla libera di vivere una vita sana. Ed è per questo che lei intraprende i viaggi in treno come uno specchio della vita sugli altri per dimenticarsi della propria. Quindi per sfuggire a questa noia, a questa solitudine della sua vita, attraverso il finestrino osserva le vite degli altri. La sua attenzione si focalizza soprattutto su una coppia la cui casa attira sempre sua attenzione perché ci passa davanti ogni giorno.
E lei dà a questa coppia i nomi fittizi di Jess e Jason. E idealizza questa coppia che sembra apparentemente perfetta, ci ricama su la sua versione. Se non che un giorno di questa coppia vede qualcosa che non dovrebbe vedere. Ossia, Jess insieme a un altro uomo. Dal momento in cui Rachel vede questa ipotetica Jess con un altro uomo che non è suo marito con cui viveva sempre, poco dopo scopre che questa donna, che in realtà si chiama Megan, è sparita nel nulla. Questa sparizione di Megan coincide anche con la notte in cui Rachel stessa ha alzato nuovamente il gomito, non si ricorda più niente e si è trovata ferita. In uno stato di momenti vaghi e ricordi confusi di cui non riesce più a mettere insieme i pezzi. Pensando di essere coinvolta in qualche modo che non si riesce a spiegare, ma ne è quasi convinta, che sia colpa sua che possa essere legata alla sparizione di Megan, Rachel comincia ad indagare per conto proprio, facendo venire a galla verità sconcertanti e bugie che fino a poco tempo prima sembravano quasi certezze assolute. Lo snodo quindi sono queste tre donne, Rachel che è la protagonista, Megan ed Anna. Rachel la donna che ha la vita a pezzi, Megan la donna che sembrava avere la vita perfetta e che è scomparsa, ed Anna che da amante è diventata anche lei moglie e madre. Questa visuale è tutta al femminile, nonostante poi gli uomini facciano da perno in questo thriller, ci dà la possibilità di esplorare anche i mondi interiori. Molto più profondi e sensibili, perché il libro è un alternarsi di fatti che sono, possono sembrare reali, e interiorizzazioni psicologiche che noi viviamo attraverso le parole interne dei protagonisti. Devo ammettere che l'autrice è riuscita ad usare benissimo lo specchio di vero o falso, tanto che man mano che noi ci avviciniamo al finale, vediamo una verità completamente stravolta da quella che noi abbiamo assorbito nei fatti e nelle emozioni che sono state racchiuse nelle pagine precedenti da tutte queste persone e, nella fattispecie, da queste principali donne. I colpi di scena si susseguono in una maniera naturale e quello che, come dicevo prima, colpisce è che è un incastro che trova perfettamente spiegazione e fattibilità di azione. Fino a quando, nel finale, nelle ultime righe, noi capiamo e scopriamo davvero il riferimento all'unione femminile che riusciamo a riscoprire e ritrovare. E ora il nostro consueto stralcio. Ho il volto in fiamme e un rigurgito acido mi sale dallo stomaco fino alla bocca. Ieri ero razionale, logica e nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Avevo deciso di accettare che il mio ruolo nella vicenda di Megan fosse concluso. Però la mia parte buona ha perso, per l'ennesima volta. È stata sconfitta dall'alcol e dalla persona in cui mi trasformo quando bevo. Quella Rachel se ne frega delle conseguenze. È in preda a deliri di ottimismo oppure accecata dall'odio. Non ha un passato e nemmeno un futuro. Vive soltanto nel momento. La Rachel sbronza voleva far parte della storia e doveva convincere Scott a mettersi in contatto con lei. Quindi gli ha mentito. Gli ho mentito. Vorrei farmi a pezzi con le mie stesse mani per sentire qualcos'altro oltre a questa vergogna insostenibile. Ma non sono abbastanza coraggiosa. Inizio a scrivere a Tom. Digito e cancello. Ricomincio da capo, in cerca delle parole giuste per scusarmi, per chiedergli di perdonarmi per il mio comportamento di ieri sera. Se dovessi scrivere una pagina per ogni volta che ho esagerato con Tom, avrei già completato un romanzo. Ed eccoci qua, anche per oggi abbiamo finito, è sempre un piacere potervi fare compagnia. Alla prossima lettura.
Social Podcasting, Your Digital Friends.